Volete darti messo? No, vediamo se riusciamo a farlo. Adesso do la parola a Paolo Rosati, che è praticamente dottor Paolo Rosati, poi per la coincidenza. Normalmente non lo chiamo dottore, quindi è archeologo, è uno dei principali, diciamo, sostenitori appassionati di Camerata Vecchia, tant'è che ci ha fatto una tesi di laurea, e quindi per noi è, come si dice, è la fonte, un punto fermo. È un punto fermo, esatto, delle nostre attività, e quindi dici qualcosa, Paolo. Certo, buongiorno, sarò brevissimo, infatti l'ora, diciamo, è quella di pranzo. Saluto tutte le autorità presenti a questo evento oggi, e ringrazio anche Stefano e Sante, che adesso non vedo, che mi invitano e mi fanno partecipare anche di tutti quanti questi appuntamenti. Che dire, insomma, gli argomenti di oggi sono molto vari, sono stati tutti quanti presi appunto nello specifico e anche con particolare interesse, anche con veemenza di discorso. E dalla parte mia, diciamo che quel che si sta tentando di fare anche insieme alle varie università, soprattutto l'Università della Sapienza e l'Università dell'Aquila, soprattutto l'Università dell'Aquila e l'Università della Sapienza, anzi, è di cercare di valorizzare quanto più possibile il territorio secondo le varie specificità storiche e archeologiche che ogni singolo comune detiene all'interno della valle. Da tutti l'importanza, ma anche la bellezza paesaggistica e storica delle rovine di Camerata Vecchia. Quest'anno abbiamo fatto un intervento di ricognizione, un intervento di valorizzazione archeologica e anche di conoscimento, di riconoscimento delle strutture architettoniche presenti a Camerata Vecchia. E diciamo che nel libro ci sarà il resoconto di quanto è stato fatto e di quanto è stato riconosciuto e di quanto si potrebbe fare in futuro, ricercando appunto tra vari attori privati e pubblici chi vorrà dare una mano alla ricerca storica archeologica in futuro, e si spera appunto di poter approfondire ancora di più alcuni aspetti sia su Camerata Vecchia che comunque sul territorio delle terre degli Equi. Quindi con particolare auspicio di rinnovare collaborazioni, di aprirne di altre, e soprattutto, sì, ovviamente per la ricerca archeologica, ma la ricerca archeologica e la cultura ha tutto un indotto, e diciamo che è davanti agli occhi di tutti che la cultura in Italia si pensa abbia il 5% del PIL, è un'industria. E non è al pari di altre industrie, di altri fatturati, però il 5% del PIL in Italia viene fatto dalla cultura, investendo probabilmente si potrebbe arrivare con ogni facilità al 10%, creando occupazione presso ditte di operai che si occupano appunto di movimento terre, che si occupano di restauro, che si occupano di manutenzione del verde, che si occupano dei sentieri. Quindi rinnovando ancora una volta, per la terza volta, gli auspici per il futuro, vi saluto tutti quanti. Grazie. Allora, io l'unica cosa che posso concludere, molto sintetico, è il titolo del dibattito. Ruralità, storia, arte, natura come veicolo di sviluppo turistico ecosostenibile per le nostre terre degli Equi. Questa è la sintesi del dibattito. Spero di aver dato il senso, che abbiamo dato tutti quanti gli attori che hanno parlato il senso di questa cosa, e spero che intorno a questi temi si coagulano più forze possibili. Grazie a tutti.